Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. No, scherzavo, oggi non siamo nella mia cucina ma siamo nel mio spiazzale. Oggi praticamente andrò a fare la recensione del Bongo Serie A della Gecotec. Praticamente è un monopattino elettrico. Adesso voi mi direte, ma tu che ci fai con questo monopattino? Beh, dovete sapere una cosa, che io amo tutto ciò che è elettronica. Quindi monopattini elettrici, macchine radiotelecomandate, io praticamente amo tutti questi prodotti sin da quando ero piccolissima. Infatti a me non mi fanno felici i diamanti, collane, bracciale, ma a me regalatemi un elettronico e io sono super felice. Oggi andrò a recensire, come ho detto, questo meraviglioso monopattino e alla fine andrò a fare il test. Vedrò come poter fare per le riprese, perché sono da sola, quindi mi devo autogestire. Adesso vado ad aprire velocemente il pacco e vi mostro il monopattino come si presenta nella sua bellezza. Tirato fuori il monopattino elettrico dal suo scatolo o dalla sua scatola, come preferite voi, si presenta in questo modo. Allora, intanto vi dico all'interno cosa ho trovato e dopodiché passiamo direttamente a questa meraviglia. Bene, all'interno ho trovato il manuale di istruzioni, quindi lo vado ad aprire insieme a voi. Allora, qui abbiamo il libretto delle istruzioni. Ovviamente troviamo anche la lingua italiana, mentre qui troviamo il libretto per scaricare l'app, perché questo monopattino può essere collegato anche tramite app con il telefono e potete gestire le velocità o altre cose tramite il telefono, appunto. Intanto voglio ringraziare l'azienda Gecotec per avermi scelta ancora una volta. Vi metto poi sotto nell'info box il link dove potete acquistare questo monopattino. Oltre il libretto delle istruzioni e il libretto per scaricare l'app, troviamo anche questo scatolino dove all'interno vi è l'alimentatore per caricare la batteria. Troviamo la chiave per stringere i vari bulloni e poi troviamo questo qua che è per gonfiare le ruote se si dovessero sgonfiare. Ma adesso andiamo a vedere più da vicino il monopattino. Allora, come prima cosa dobbiamo andare a montare i manubri, quindi qui troviamo il primo manubrio dove è collegato da un elastico. Dobbiamo infilare l'elastico tutto all'interno e andare ad avvitare semplicemente in questo modo, vedete? La stessa cosa dobbiamo fare dall'altro lato, quindi dobbiamo mettere il filo dentro e andare ad avvitare. In questo modo. Per sganciare il monopattino vi basterà schiacciare la parte dietro della ruota, alzare il busto del monopattino in questo modo. E poi qui troverete una levetta, vi basta solamente schiacciare in questo modo e il monopattino è pronto. Allora, da questa parte, quindi dalla parte sinistra, troviamo il freno, il campanello, poi abbiamo il manubrio, qui è il display dove spunteranno i chilometri oppure la velocità. Tasto di accensione, mentre con questo qua possiamo cambiare la modalità, quindi se metterla in modalità sport, in modalità eco o in modalità normale. Qui c'è l'altra parte del manubrio. All'interno qui, cliccando questo pulsantino,
si apre il cassettino e girando qui, che ci sono le frecce, praticamente qui dentro troviamo la batteria del monopattino che possiamo tranquillamente estrarre, portare a casa, quindi lasciare il monopattino ad esempio all'interno del garage, prelevare solamente la batteria e andarla a caricare. Il poggiapiedi è rivestito di un rivestimento ruvido, abbastanza largo per appoggiare entrambi i piedi. Vi è anche un cavalletto in modo da poter tenere il monopattino all'impiedi. I pneumatici sono tubeless con 8,5 pollici. Sono confortevoli su strada, l'unica pecca, se così possiamo dire, è che praticamente non manca il sistema di ammortizzazione. Questo è il telaio abbastanza resistente, può utilizzarlo chiunque. Ha un motore potente da 350 watt, anche se nelle salite arriva fino a 700 watt di potenza. Arriva fino a 25 km orari, mentre da Economy raggiunge fino ai 20. È davvero bellissimo, non vedo l'ora di andarmi a fare un bel giro, di farvelo vedere. Questa è la prima volta che porto un monopattino elettrico. Ho sempre portato gli altri, diciamo, qualche volta. È davvero spettacolare. Ha un triplo sistema di frenatura. Il primo è questo qua che manca su alcuni prodotti, questo. Poi vi è quello manuale, diciamo, questo qua che si schiaccia con il piede. È il sistema di frenatura elettrica che si può gestire appunto dall'app come vi avevo detto all'inizio. Possiamo impostare freno morbido, freno medio e freno estremo a seconda da quello che scegliamo noi, soprattutto a seconda del peso. Bene, adesso lo vado ad accendere, quindi basta premere il pulsantino dell'accensione. Vedete? Per partire bisogna dare un colpettino con il piede e poi accelerare, anche se tramite l'app con il telefono possiamo togliere questa opzione, quindi partire direttamente premendo l'acceleratore. Bene, dopo aver parlato di tutte le caratteristiche di questo meraviglioso monopattino, non mi resta che andarlo a provare. Mi ero dimenticata di farvi vedere che è dotato anche della luce per la notte, che potete spegnere o accendere tramite l'app, mentre se non lo fate tramite l'app, la luce rimarrà sempre accesa. E poi un'altra cosa che non vi ho fatto vedere praticamente è dove inserire il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione si trova proprio qui sotto, vedete? C'è questo tappino, ti toglie il tappo e qui è il foro per inserire il cavo. Adesso Ilari mi riprende e io mi vado a fare un bel giretto. Thank you.
bellissimo. Come avete visto, ho appena fatto una salita e lui è andato tranquillamente, considerando che ho impostato come modalità quella normale, quindi non quella sport. Adesso vedrò come fare le riprese molto meglio, se riesco, altrimenti dovrò cercare una cavia per farsi un bel giro con questo meraviglioso monopattino. Adesso vi mostro così con il telefono, prima questa piccola discesa e poi la salita. E praticamente sono a 11 km orari. Accelero e la fa senza nessuna fatica. Devo stare attenta anche al cane. E adesso vi mostro come faccio questa salita qui, che è abbastanza ripida. Comunque le strade che abbiamo qui non è che sono proprio belle belle, però vedete? Sono a 16. Ora inizio a scendere, ovviamente, perché questa salita è veramente ripida, però comunque riesce tranquillamente a farla. Il dosso, vedete? In questo caso ho messo la modalità sport. Giro. E adesso c'è la discesa. Premo il freno per farvi vedere che frena tranquillamente. Il video termina qui, se vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo con tutti i vostri amici e parenti, lasciate anche un bel commento e adesso mi vado a divertire con questo meraviglioso monopattino, grazie ancora alla Gecotec.